È prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, padre e figlio di 58 e 25 anni di Cerignola, brutalmente uccisi e ritrovati nelle campagne al confine tra Cerignola e Manfredonia domenica mattina dalla polizia. Intanto, nel pomeriggio di ieri, in un blitz congiunto di agenti del commissariato di Cerignola, squadra mobile e carabinieri, è stato arrestato il presunto assassino Giuseppe Rendina, di 45 anni. Già nelle ore immediatamente successive al rinvenimento dei corpi, la polizia aveva concentrato le attenzioni sull'uomo per una questione relativa ad un debito di meno di 10.000 euro che avrebbe contratto con le vittime e che pare non avesse intenzione di onorare. L'uomo avrebbe tentato la fuga a Trinitapoli sui tetti, ma le forze dell'ordine lo hanno prontamente bloccato dopo averlo individuato e accerchiato. Ora si attende l'interrogatorio di garanzia. Intanto è in carcere, come disposto dalla Procura di Foggia, che ha coordinato l'indagine lampo delle forze di polizia. La notizia dell'arresto dell'uomo si è diffusa in pochissimi minuti ieri pomeriggio tra Trinitapoli e Cerignola.